La mafia continua a perdere colpi. Schiavone si è pentito. Francesco Schiavone, meglio conosciuto come il Sandokan, ha deciso di avviare un percorso di collaborazione con la giustizia dopo 26 anni di detenzione, gran parte dei quali trascorsi in regime di carcere duro. Questa svolta segna un momento storico nel lungo e complesso rapporto tra lo Stato italiano e le organizzazioni criminali, in particolare con la Camorra casalese, tra le più feroci e radicate nel tessuto sociale ed economico campano. La Direzione Nazionale Antimafia ha confermato l'avvio di questa collaborazione, avvenuta in un clima di massima riservatezza. Il passo compiuto da Schiavone apre nuove prospettive nelle indagini su alcuni dei più oscuri misteri legati alla Camorra, come l'omicidio di Antonio Bardellino in Brasile nel 1988 e gli intrecci tra criminalità, politica e mondo degli affari. La sua scelta di pentirsi potrebbe quindi non solo contribuire a fare luce su vicende criminali ancora irrisolte, ma anche smascherare le reti di complicità che hanno sostenuto il potere dei casalesi. In questo contesto, l'attenzione si rivolge anche ai figli di Schiavone, Nicola e Walter, delineando un quadro di disgregazione all'interno di una delle famiglie criminali più potenti e influenti d'Italia. Questa decisione potrebbe rappresentare un tentativo di Schiavone di porre fine alla dinastia criminale dei casalesi, inviando un segnale chiaro a chi potrebbe aspirare a raccoglierne l'eredità. La collaborazione di Schiavone rappresenta una potenziale svolta per la lotta alla criminalità organizzata in Campania e non solo, offrendo alle forze dell'ordine e alla magistratura strumenti inediti per comprendere meglio la struttura e le operazioni dei casalesi. I giornalisti della Commissione Legalità dell'Ordine e dei giornalisti della Campania sottolineano l'importanza di questa collaborazione, auspicando che Schiavone possa rivelare informazioni cruciali su fatti di sangue e sulle connivenze tra Camorra e settori dell'imprenditoria e della politica. In questo scenario, la comunità aspetta con trepidazione ulteriori sviluppi, sperando che la verità su anni di violenza e corruzione possa finalmente emergere, contribuendo a sanare le ferite inferte alla società da una delle organizzazioni criminali più temute d'Europa. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!